Come si vince l'estate? Come si vince l'estate? Qual è il trucco per vincere l'estate? Guarda come sta a guardare me, mo. Lo so, però la carichiamo gli altri 30 secondi. Qual è? Ma quale? Mo sa che non mi viene in mente. Ma in manca questo momento. Io andrei avanti. Ho fatto un vuoto di memoria. Lo saltiamo? Lo saltiamo. No, qual è? È tormentare l'elettorato, no? Esatto. Con dei tormentoni, quelli che funzionano. Tutti a casa, la casta, andiamo a governare, la ruspa. Ma d'estate? 80 euro tra tutti i tormentoni, no? Ma d'estate ci vuole un tormentone fatto da uno che se ne intende dei tormentoni. Ma la canzone tormentone dall'estate che da tutti i jukebox. Sa va sandir. Esattamente. No? Va da te. Memorre, Luigi! Prego sul palco! Ad aiutarci in questa impresa, come va? È tornato Memo. Buonasera. Memo. Come stai, Memo? Sono un po'. Che? Che è successo? No, perché. Venerdì prossimo ritorno a propaganda là. Aspetta, scusa, vai avanti. Affrontiamo una cosa alla volta. Ero in memopausa, per cui adesso mi sto riprendendo. Io avrei scelto una canzone tormentone. Ti ha seriata la canzone. Qua no. C'è un problema serio. Allora, sì, questo è il tuo profilo, tu hai Twitter? Sì, sono all'inizio, lo sto. Questo è il tuo? Credo, sì. Come sì, credi? Sì, Memo, credi? Sì. Sì, Memo, sì, sì, io Memo non è che è il tuo. Sì, è mio. I miei amici mi hanno cantato. Quindi tu hai scritto venerdì prossimo, ritorno a Propaganda Live, è finito il mio periodo di Memo pausa. I miei amici mi hanno cantato, torna. Hai messo torna tutte a casa, Memo, qua. Torna, vieni qua, qui a Propaganda, sei il nostro papà. E quella è la canzone. Però okay. Cioè, non mi è più da sfruttare. Era quella che ho cantato con il fatto nel magone. Se bene, quella cosa. Beh, ma dai, potreste essere tutti i miei figli, lo sapete. Ma noi eravamo rimasti che tu non c'avevi l'account Twitter. No, come non c'avevi? No, noi sapevamo che noi, tu non... mi sono adeguato. Adeguato subito. Da quando vi frequento non posso fare a memo. Vabbè, noi... Se frega sempre questa cosa. Dai ragazzi, su. Perché noi ci siamo chiesti, ma sarà memo sì. O memo? Cioè, sarà memo o no? Sarà proprio lui a scrivere questa cosa. E a noi ci ha convinto una sola cosa. Come fa questo a sapere che viene venerdì? Anche perché l'avevamo deciso 3 minuti prima. Esattamente. Di che questo tweet uscisse fuori. Quindi... qua dentro c'è una specie dell'X, Memolix. Sì. Capito? Il Memolix. Ma prego, passiamo alla... Allora, la canzone, io pensavo di cantare una canzone, un tormentone dell'estate. Di quelli, sono, di quelli pure tutti al mare, a mostrare... Mamma mia, questi ci cascano. E invece, come si suol dire, come si soleva dire, ai miei tempi, mi rivolgo a quelli della mia generazione, quarantenni, cinquantenni... Alzi le palette, chi è della generazione di Memo? Ammazza la generazione. Nessuno. Là, un pezzo, quanto? Non scherzare. 50? Siamo 57. Lì, sì. E io ne ho 50, io ne ho 50, io no. Ne ho 58, per cui... Bene, bene, andiamo avanti. Comunque, quando si usava a dire, a gentile richiesta, sì. Io devo soddisfare una richiesta di rivolta a tutti quelli della mia generazione, con quelle canzoni che purtroppo non si scrivono più oggi. Erano quelle canzoni che servivano per conquistare una ragazza. Si andava da Bruno Martino... E gli si diceva, maestro, mi suona estate, e poi si andava a chiappare la ragazza, la si stringeva, la si abbracciava, nascevano gli amori, si sentivano delle vibrazioni. Io lo voto. No, senti. Io lo voto. No. Si sentivano, Marco, delle vibrazioni. Sì, che lo dici? Oggi queste, parliamoci chiaro, oggi queste vibrazioni 53 anni le sentono solamente perché il ragazzo ha il telefonino in tasca. Una critica alla società contemporanea, allora, dei consumi. E la ragazza cosa dice? Non montarti la testa, è solo il telefonino. Ragazzi, allora, di conseguenza... Alto e basso, vedi come basso. Vola. Allora, io ho pensato con la band di cantare una canzone che credo ai più nostalgici farà molto piacere. Patizia. E non solo, anche perché i giovani è giusto che sappiano che ci sono delle canzoni immortali che dureranno tutta la vita. Come la presentazione. E questa, ragazzi, è una di quelle. Adesso... Ed è per questo che Memo Remigi canterà Spera e basta. L'ultimo. Grande Memo Remigi. No, io volevo cantare una canzone... Di quelle di una volta. Sì, abbiamo capito, sì, Memo, sì, quando vi guardavate che la ragazza non vibrava il telefono. Esatto, poi esatto. Pure Bruno Martino, guarda. Comunque, sono canzoni che non si scrivono più. Ma a volte si cantano, vai. Va bene,
volendo, se qualcuno partisse questo gruppo. Ore 24:04, ecco. E anche l'ha dato a creare un'atmosfera giusta. Ma che scherzi? Ma anche 10 minuti fa andava bene. Vai. Prego. Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia tutto con furore, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. Forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate, grazie a voi. Grazie a te. Trova una maniera, ecco. E qui c'ho la caduta libera. No, tranquillo. No, scusate, perché mi chiedono tutti quando io rientro al mio posto la caduta libera. Che è una caduta molto pericolosa. Guarda, cosa la ricordo. Memo, devo dire, devo dire, è andato tutto bene qui. Fammela fare. Memo. Guardate, questa è pericolosissima. E serve a me. Serve a te. Sì.